Ora tutte dolcezze, allora quest'oggi il nuovo video sui prodotti terminati del periodo. Sarà un video su tutti i prodotti terminati perché ho qualche prodotto, se non quasi integro, però quasi, che non ho potuto proprio utilizzare perché fa un pochettino, ecco, schifo, però va bene. La maggior parte di prodotti stavolta sono di make-up e quindi iniziamo subito e vi faccio vedere innanzitutto quello che ho terminato. Partiamo per quanto riguarda il corpo. Allora, per quanto riguarda il corpo, ho terminato questo, un bagno schiuma della linea Ultra Dolce di Garnier. È praticamente un ultra delicato crema d'avena e mandorle dolci, senza parabeni, estratti naturali, idrata e lenisce per adulti e bambini. Questo bagno schiuma mi è piaciuto tantissimo, innanzitutto per la profumazione dolce ma non stucchevole. È una sorta di crema, quindi è molto va anche a nutrire la pelle. E mi è piaciuto tanto questo prodotto, ve lo consiglio e sicuramente più avanti lo riacquisterò. Ma della linea Bottega Verde Petali di Vaniglia, ossia questo qui, ho terminato sia il bagno schiuma che la crema soufflé. Allora, del bagno schiuma è un bagno schiuma ottimo, mi è piaciuto tantissimo, una consistenza tipo in gel, non secca la pelle, la profuma anche abbastanza, devo dire che mi è piaciuto tanto, ma in generale soprattutto la maggior parte di questi bagni schiuma li trovo ottimi e ve li consiglio, anche se dovete fare dei pensierini, sono ottimi. La crema è questa qui ed è una crema soufflé da 200 ml, un prodotto made in Italy come il bagno schiuma, qua ce n'è 400. È un 200 ml appunto, ormai l'ho finito. La profumazione è davvero molto buona, appunto una vaniglia dolce ma non stucchevole. E questa crema soufflé è una crema molto 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 leggera, super leggera, quindi ve la consiglio più che altro nel periodo estivo perché comunque si va ad idratare la pelle. Idratare forse è una parolona, però dà quella coccola in più alla pelle senza essere eccessiva e comunque si va anche a profumare la pelle. Non dura ovviamente tutto il giorno perché il profumo di una crema che dura tutto il giorno è quasi impossibile, però devo dire che dura abbastanza, lascia un po' di scia bianca, infatti va massaggiata un pochettino e la trovo ottima specialmente nel periodo estivo. Qualora voi ragazze abbiate come me la pelle molto secca, non ve la consiglio nel periodo invernale, semplicemente perché non idrata, è una crema molto leggera, molto blanda, però è davvero molto buona e per il periodo estivo ve la consiglio se voi siete solite applicare una crema. Ho terminato anche sempre lui, il mio deodorante della vita, il Near Body talco e lume di cocca deodorante neutro. Questo deodorante mi piace tantissimo, già lo sapete, perché ovviamente mi segue. È un deodorante che profuma davvero tanto, non brucia. Anche se avete fatto la ceretta o depilazione, non brucia perché non contiene alcol. È unisex, quindi lo può utilizzare sia lui che lei. Ed ha proprio quel profumo di pulito e dura anche molto. Costa pochissimo perché costa meno, poco più di 1 euro, 1,20 euro, 1,10 euro, una cosa del genere. E ve lo consiglio tantissimo. Questo proprio è top. Poi ho terminato queste salviette detergenti della Mr. Baby. Queste salviette le ho prese nel mio viaggio alle Isole Eolie. Le ho prese a Lipari, tipo in una specie di, in una farmacia, non in una specie, in una farmacia. Sono abbastanza imbevute, non le utilizzo ragazze per struccarmi le salviettine, cioè già ve lo dico. Però le utilizzo specialmente nei momenti più in cui ti serve qualche salviettina, qualche cosa, o per pulire le mani, per detergerle, le ho trovate davvero ottime. Le ho finite, qua poi c'è anche la chiusura, comunque se salva freschezza, e sono adatte anche per i bambini dai 0 mesi, quindi appena nati. Ci sono a 72 pezzi e le ho pagate tipo 2 euro, quindi ve le consiglio.
Per quanto riguarda stavolta struccaggio, ho terminato lui, il mio struccante ormai diventato della vita, il L'Oreal struccante occhi waterproof. Strucca efficacemente il trucco a lunga durata. Già questo qua lo conoscete ragazze perché è ormai diventato famoso. Questo secondo me è uno di quegli struccanti a buon mercato che strucca di tutto. È pazzesco. Io l'ho preso perché costava alla Gardenia all'epoca 1,99 euro, ce l'ho pagato pochissimo. No, 1,99 euro 2,99 euro. E strucca di tutto, ragazzi, dal trucco più intenso con prodotti waterproof, senza waterproof, cioè strucca di tutto, è pazzesco. Non vi lascia la palpebra oleosa ed è un prodotto top, ve lo consiglio caldamente. Un prodotto invece per quanto riguarda lo struccaggio che non vi consiglio proprio, ragazze, appena lo vedete proprio buttatelo. Questo qui è un'acqua micellare della linea Biocor. Acqua micellare con estratto di fiordaliso, acido ialuronico e allantoina. Vabbè, comunque, questa è una cagata di acqua micellare, forse già ve l'avevo detto, perché ne avevo comprate due confezioni. Siccome costa pochissimo, perché costa 2 euro, l'ho trovata all'Eurospin, ma ultimamente io nemmeno l'ho trovato più fortunatamente, è un prodotto pessimo. Innanzitutto, una volta che vi aprite questo prodotto, se lo dovete trasportare, la chiusura è fallata, nel senso che si apre e fuoriesce il prodotto, non strucca, non fa nulla, anzi, ragazze, l'unica cosa che fa è bruciarvi da morire gli occhi, per cui non lo acquistate nemmeno, proprio conservatevi questi 2 euro, aggiungete 1 euro in più e vi comprate questo che fate sicuramente l'affare della vita. Poi un altro prodotto per lo struccaggio è questo gel detergente della marca Lavera Bio, gel detergente vitalizzante per pelli miste e impura. E con ginkgo e uva bio. Allora, ormai fortunatamente solo all'alba del 2017 si cominciano a vedere prodotti di Lavera anche nelle OVS in Sicilia, ragazzi. Cioè, davvero un applauso. Qua ci vuole un applauso, veramente. Comunque, vabbè, lasciamo perdere perché se comincio a parlare di questa cosa proprio andiamo fuori tema. Allora, questo è un prodotto che mi è piaciuto tanto, strucca molto bene, non lascia la pelle che tira, non l'arrossa, è davvero un prodotto ottimo, ve lo consiglio, e appunto fa il suo lavoro senza aggredire la pelle, quindi ve lo consiglio. Costa un pochetto perché costa 7-8 euro, giù di lì, però è davvero un prodotto top. Poi ragazze, passiamo adesso al make-up. Allora, ci sono due prodotti che vi devo fare vedere, si tratta di applicatori. Allora, un prodotto che vi voglio far vedere è questo. Questo è il pennello fake di NARS, quello appunto per il contouring. Sarò stata ragazze scarognata io, può darsi come, cioè è quasi sicuro. Però io con questo pennello mi ci sono trovata male dalla prima volta che l'ho ricevuto. Perché innanzitutto una volta che lavato perde, ragazze, un nero, una cosa proprio scandalosa. Perde un sacco di peli, ma ne perde una caterva, alcuni si rompono. È proprio un pennello fatto malissimo. Infatti io per questo l'ho voluto cestinare, perché l'ultima volta praticamente io tiravo, ecco. Non so se si vede, ragazzi, ma perde peli a testa di. Cioè, una cosa spaventosa. L'ho pagato pochissimo perché l'ho pagato meno di 3 euro, mi ricordo, proprio davvero ben poco. Però sicuramente magari riproverò a prenderlo da un altro venditore e vediamo un pochettino. Perché se magari proprio tutta la linea di questi pennelli che in generale fa schifo, non ve li consiglio. Però non mi ci sono trovata proprio, assolutamente. Poi un altro prodotto che purtroppo devo cestinare perché, come ben vedete, ormai non ne vuole più della vita. Ce l'ho da tipo, mi ricordo, 3 anni, una cosa del genere. È la Real Techniques Sponge. Questa è reale, cioè quella vera, non è la fake. È una spugnetta fantastica. Una volta che si bagna, ovviamente aumenta di volume. Va ad applicare molto bene il fondotinta. Per quanto mi riguarda, non prende troppo prodotto. È davvero buona come spugnetta.
Assolutamente, questa vi consiglio di prenderla, costa 10 euro, anche di meno se la prendete su Marillalia, quindi ve la consiglio. Allora ragazze, passiamo al make-up. Allora, qui ci sono dei prodotti che non ho potuto terminare e altri prodotti sì. Allora, come primo prodotto vi voglio far vedere questa, che è la BB Cream della linea Nutra Effect di Avon. Allora, io questa BB Cream la presi quando proprio l'hanno lanciata. Inizialmente hanno lanciato la BB Cream, quella classica, poi hanno lanciato la BB Cream matte, quindi per pelli miste grasse. E all'epoca me ne ero innamorata perché si fondeva bene con l'incarnato, si asciugava in fretta, era proprio bella opaca. Devo dire che non durava ovviamente tutto il giorno, però essendo una BB Cream aveva una discreta durata. Ho comprato questa non appena l'ho vista perché ho detto vabbè, hanno cambiato packaging, ora me la ripiglio per appunto l'estate. Ragazze, una cagata assurda, cioè hanno cambiato sicuro e quotato proprio la formulazione del prodotto. È olio allo stato brado, bruttissima, orribile. Io una volta che l'ho stesa, proprio, cioè, la stendevo e non si uniformava mai, cioè nel senso rimaneva proprio là. Io non sentivo che si... Non so, quando voi applicate il fondotinta, no? A un certo punto si assesta. Ecco, questa ancora continuava a muoversi. Io applicavo col pennello e questa si muoveva ancora perché non si fissava. Non si fissava nemmeno a pagarla d'oro. E poi rimaneva sempre lucida. Non si asciugava. Proprio una cagata, ragazzi. Io appena ho visto questo, l'ho provato per 3-4 volte. Mi sono dovuta riscoccare la faccia per 3-4 volte. L'ho provata col pennello, l'ho provata con la spugnetta, ragazzi, l'ho provata con qualsiasi cosa. Non mi è piaciuta più. Buttata proprio da cestinare. Schifo, yay. Poi passiamo avanti. Sempre di Avon, un prodotto che non è né carne né pesce, è questo. Questo è il Big End Multiplied Volume Mascara. Allora, hanno fatto praticamente la Big and Darling, Big Cazzi, eccetera, no? Hanno fatto questa qui anche con la confezione, come potete vedere, grigio argento. Allora, questa qui ha uno scovolino, uno scovolone enorme, fatta tutta con le setole, quindi non è fatta nella stomaco. Io pensavo, allora, la prima volta che l'ho applicato ho detto, cioè, dà un po' di nero alle ciglia, ma non fa praticamente nulla, nel senso non allunga, non incurva, non volumizza, niente. Ho detto, beh, aspettiamo il tempo magari che un pochettino prende aria, il prodotto un po' si secca, perché si sa che magari il mascara è come il vino, no? Più stagiona, meglio diventa, ecco, no? Però questo più va e peggio è, perché è sempre liquido e non fa praticamente una massa, tranne che mettere un po' di colore nero sulle ciglia. Quindi per me questo è un floppone come la BB Cream. Altri flop che voglio farvi vedere, e queste ragazze ve lo giuro che mi duole il cuore da morire, sono queste matite di Astra, le matite per labbra. Allora, io avevo visto queste matite per labbra sul canale di Regina Zivova, Regina Neverland. Lei, proprio ragazze, sono top, queste matite sono fantastiche, ok. Allora, io ho provato questa non so manco che numero sia veramente, perché non c'è nemmeno un codice, non c'è un cacchio in queste matite, praticamente, è del 18 Lip Color Stain Pencil. Allora, questa già era all'inizio un po' più abbordabile, nel senso che aveva, devo dire, un discreto tratto, durava, eccetera. Ma questa, ragazze, questa è stata una cagata assurda, perché questa, che non so dirvi nemmeno il numero perché non c'è un codice, non c'è niente, non si chiama niente, non c'è niente su queste matite, praticamente ha dei glitterazzi effetto anni 80-90, proprio sulla cresta dell'onda, che fanno spavento, è bruttissima. E lasciamo perdere questa cosa, dice, almeno scrivono.
dopo qualche periodo si sono seccate. A me non è mai capitato che delle matite labbra si seccassero in questa maniera. Perché se io prendo e vediamo un po', cioè. Niente! È assurdo, è scioccante questa matita labbra, anche questa. Cioè, seccate totalmente. Ora, ragazze, io ho tante matite labbra perché mi è presa anche la fissa delle matite labbra, tra parentesi, ma io le utilizzo bene o male tutta ruota. Nessuna, anche quella meno utilizzata, nessuna mai si è seccata quanto si sono seccate queste. Mai, perché tutte mi scrivono, tranne loro. Costano poco, quindi molto probabilmente più avanti ne ricomprerò una, solo una, per andare a vedere se erano questi qua proprio fallate di loro, non lo so. Andrò a ricontrollare per puro amore di make-up, però ragazze, non è cosa. Poi ho utilizzato, ho comprato questa. Questa è una matita per sopracciglia che io ho acquistato in una farmacia. E questo fiore qua vuol dire che è dell'Eufidra. Allora, questa qui non aveva più il cartoncino perché l'ho pagata poco, l'ho pagata 5 euro. Di solito queste qua costano più di 20 euro. Ragazzi, a parte tutto, che non vi dico la mia quanto è stata dura sin dall'inizio, mi ha scippato una caterba di peli e tra l'altro è talmente dura, appunto, mi ha scippato i peli e nemmeno scriveva, non scriveva nemmeno bene. Io non l'avevo potuta provare perché non c'era il tester, visto che costavano poco, no? E quindi, niente, sola da morire, da sale. Niente, bruttissima. Ho acquistato altre due matite per sopracciglia. Allora, una è vecchissima, molto vecchia. Questa qui, questa l'ho presa io al mercato, pagata pochissimo, 4 euro, della marca Collection. Anni fa ci fu proprio il boom di questo marchio low cost, prodotti che davvero sono validi. Questo per me no, perché sono delle matite per sopracciglia con sottotono molto caldo. Quindi non vanno proprio, cioè devono, le sopracciglia non sono con sottotono caldo. Assolutamente. A parte che sono molto, cioè ci sono quelle che sono dure, queste qua proprio ti fai in mezza sopracciglia e già finisci una matita perché sono molto 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 morbide, morbide. Col caldo, ragazzi, non vi dico, si disfano subito e quindi non hanno una buona durata e quelle non colorano, queste non durano proprio e poi sono con sottotono troppo caldo. Una matita invece per sopracciglia che mi è piaciuta è questa qui di Puro Bio, che ormai ragazze ovviamente è terminata. Questa mi è piaciuta tanto perché ha una mina né troppo morbida ma nemmeno troppo dura, è una via di mezzo, una giusta via di mezzo. E va a disegnare anche molto bene le sopracciglia. L'unica cosa è anche questa qui che con il troppo caldo si disfa facilmente. Questa mi è piaciuta tanto perché mi va a ridisegnare molto bene le sopracciglia. L'unica cosa è che si consuma subito, si consuma davvero molto 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 in fretta. A me è durata davvero pochissimo, non ha un prezzo esorbitante, però dura davvero troppo poco per quanto mi riguarda. Poi ragazze, ho terminato l'eyeliner, il liquid ink di Essence. Devo dire un eyeliner molto buono, una buona durata, anche un bel nero, assolutamente ve lo consiglio. Ha un applicatore un po', ecco, difficilotto da utilizzare perché come potete vedere di quelli che si muovono, ma io ultimamente sto utilizzando solo loro, io quelli in gel ormai diciamo che li ho accantonati proprio completamente. E mi sto davvero trovando benissimo ad utilizzare questi anche con il pennellino che si muove. Non avrei mai creduto una cosa del genere, invece sì. Altro prodotto di make-up che ho terminato è questo. Questo è il NYX HD Concealer. È nella colorazione. C'è scritto? CW04 beige. Allora, questo correttore mi è piaciuto tanto perché si va a fissare molto bene.
mi va sempre a me tutto nelle pieghette, questo un pochettino di meno e dà un effetto bello teso, ecco, proprio HD, specialmente nelle foto, non dà un effetto stanco o non si vede il grigiore, assolutamente, è un prodotto molto buono che non ha un prezzo così esoso. Ed infine, ragazze, dulcis in fundo, io non potevo che citarvi lui, che terminare lui. Lui è l'Axe Volumizing Extra Advanced Mascara di Avon, della linea Luxe o Luxe, come dir si voglia. Ha 7 ml di prodotto questo mascara ed è un mascara top. Questo è il mascara dupe, per quanto mi riguarda, del Better Than Sex di Too Faced. Dà lo stesso identico effetto. Super nero, volumizza alla massima potenza, è pazzesco questo mascara. In offerta lo trovate sempre, che costa 8,95 euro, quindi costa sempre 9 euro, ma ragazze, non ce n'è. Come questo mascara, io ne ho trovato davvero ben pochi che ha lo stesso effetto del Better Than Sex. Forse una cosa migliore anche del Better Than Sex è che si strucca più facilmente rispetto a quello. Ecco, si strucca più facilmente, però ha una buonissima, buonissima, buonissima durata. Io lo adoro, infatti. Ogni volta che lo trovo in offerta, perché a prezzo minimo costa 14 euro, ogni volta che lo trovo a 8-9 euro, io me lo piglio perché ho paura che lo tolgano e poi io vado alla sede principale di Avon e li ammazzo a tutti. Un prodotto buono che fanno e me lo levano, gli spaccherei la faccia. Ecco, comunque, proprio parlando sinceramente con voi. L'ultimo prodotto, ragazze, quale ultimo quello? L'ultimo prodotto, ragazze, che per me è un prodotto fantastico, e questa è la Powder Experience di Debby nella colorazione 0, ossia bianca. Ora, a me proprio mi si è spaccata tutta, mi si è proprio sfracellata. È una cipria davvero ottima, fa durare davvero tanto il fondotinta, sebbene sia bianca, non vi lascia l'effetto cade la neve, ti sei un po' pigliata di cocaina, cioè cocainomane, proprio assolutamente no. Devo dire che si sfuma molto bene, si fonde molto bene, fa durare il make-up ancora di più. È un prodotto low cost davvero ottimo, costa solo 5 euro, 5,50, mi pare 5 euro, e assolutamente ve la consiglio. Allora ragazze, questo è tutto per quanto riguarda i prodotti terminati di quest'anno, perché questo qua sarà l'ultimo, suppongo, video dei prodotti terminati. E mi fa un po' strano, ormai oggi è il 15 di novembre, già siamo a metà novembre, ragazze. E già mi si comincia a far alzare un pochettino d'ansia, no? Perché comunque, come ben sapete, a maggio mi sposo, quindi si stanno accavallando davvero tante cose da fare. Fortunatamente e sfortunatamente, diciamo, allora, in questo periodo sono un po' più libera, libera a livello lavorativo, perché non sto lavorando più, proprio come prima. Quando mi capita qualche trucco, anche se ultimamente proprio non tanto, perché si sa, novembre è un periodo un po' più fermo. Però già alcune mi chiedono, alcune ragazze, per il matrimonio dell'anno prossimo, per il loro matrimonio, appunto, c'è chi si sposa a giugno, a settembre. Già alcune ragazze mi hanno cercato per settembre, quindi sono un po', diciamo così, anche perché adesso stiamo anche noi giustamente sistemando le cose per il nostro matrimonio. Già abbiamo sistemato alcune cose. Se vi interessa, ragazze, sempre se vi interessa, vi fa piacere, vi suscita un po' appunto di interesse, fatemi delle domandine qua giù o su, appunto, su sotto questo video o sotto a Instagram o su Facebook, anche se su Facebook ci sto poco, comunque sia su YouTube sia su Instagram, se volete farmi qualche domanda relativa al matrimonio, relativa, non so, a come stiamo organizzando il tutto, eccetera, fatemi sapere, magari con l'hashtag
Wedding Nelly, magari su Instagram, così magari vi becco. E niente, ragazzi, se sempre vi fa piacere, o magari farò un video appunto domande e risposta in un get ready, oppure ve li faccio appunto in video chiacchiericci parlati che non impieghino troppo tempo nel raccontare. Stiamo anche ultimando la casa, ragazze, che menate di problemi, veramente non si può capire. Cose comunque sia abbastanza risolvibili, giusto? Però che nel momento ti lasciano un pochettino spiazzata. Ecco, sinceramente, dopo che tu le cose le dici 500.000 volte proprio, però va bene. Ripeto, ragazze, se avete domande, matrimonio, casa, cazzo, fatemi sapere se sempre vi interessa e io, ove possibile, vi risponderò in un video. Io, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel like, di lasciarmi un commentino se abbiamo qualche prodotto in comune che abbiamo terminato, se lo state utilizzando voi, come voi vi ci state trovando. Ovviamente interagiamo, che a me fa sempre piacere. Come sapete, io rispondo sempre ad ogni domanda. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, ragazze, iscrivetevi, io vi aspetto. Nel box informazione ovviamente trovate anche i link di Instagram e del mio Facebook. Io, ragazzi, vi mando un grande bacio e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!